Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6. La notizia del giorno ancora al centro dell'attenzione è la sentenza di primo grado che retrocede il Teramo in Serie D. Allora siamo andati proprio a Teramo a sentire qual era l'umore dei tifosi. Paolo Renzetti. Lei cosa pensa di questa sentenza di primo grado? Pensa che non essendoci prove certe che concrete si sarebbe dovuto fare in modo un po' diverso. Quindi è fiducioso per il secondo? Fiducioso sì, perché vedendo le altre, adesso siamo stati chiamati a difenderci Catania e Teramo. Tra il Catania e il Teramo c'è una differenza, un abisso. Che devo pensare? È una sentenza ridicola. Che non tiene conto, cioè per essere condannato ci vogliono le prove certe al 100%, qua di prove certe tutte congetture, indizi io non le vedo, poi se qualcuno ha fatto qualcosa io non lo so, perché io sono un tifoso, no, del calcio giocato, a me delle aule del tribunale non me ne frega, quindi... Ma è fiducioso per il secondo? Speriamo sì, però voglio dire una cosa, sull'Artico, Artico o a 0 o a meno 20, sempre Artico 6. È stato tutto già programmato, e dalla Lega e da chi comanda... il settore del calcio. La sentenza già scritta, quindi? Già scritta sicuramente, sicuramente. Sono fiducioso e sono convintissimo che si ribalderà tutto, perché questa sentenza è scritta a parte male, ma poi non ci sono realmente nessun tipo di prova. E la vera convin è stata fatta adesso con l'Ascoli e con altri soggetti. Secondo lei il Teramo dà fastidio a qualcuno nel palazzo? No, il Teramo dà fastidio perché ha dimostrato di essere più forte, ha vinto il campionato veramente sul campo, cosa che non è successo per l'Ascoli. Ma io non lo so, non lo seguo il pallone. Però avrà saputo. Sì, come no. Per Teramo è una brutta tegola. Ah, soltanto. Ma fino a che si ricordano dei detenuti, non ci vogliono detenuti. Non l'avete capito ancora. Perché non vorrebbero il Teramo in Serie B? Questo secondo me è pure una questione di soldi, non lo so, ma qualcosa c'è sotto. È una sentenza scandalosa. È scandalosa la sentenza. Perché? Tutto a favore dell'Ascoli. È complice Ascoli. È complice. Perché da lì è partito. Lei è fiducioso per il secondo grado? Beh, no, non sono fiducioso. Io sono fiducioso con questo ricorso. E al presidente Campitelli cosa si sente di dire? Il te a su colle. Deluso e dispiaciuto perché siamo stati condannati su qualcosa che probabilmente non esiste, quindi aspettiamo, vediamo. Con fiducia? Ma certo che sì. Ma... quello che ha fatto la richiesta, Tornatore, il giudice che era quello, il Palazzi? No, sì, l'udienza l'ha fatta Tornatore, sì. È il genero di Palazzi, vero? Ma non tengono le poltrone insieme, no? Ma una richiesta troppo eccessiva, dopo tutti i mass media, tutti contro il Teramo, ma è stata proprio una richiesta assurda. Secondo lei è una sentenza anche politica? Come no? Ascoli spinge. Fiducioso comunque per la sentenza. Come no? Adesso festeggerò gli ascolani, forlivesi, su e il Gubbio. Dopo festeggeremo noi, 31. Anche il sindaco di Teramo è intervenuto sul caso, Maurizio Brucchi, tante le telefonate, gli incontri con il presidente Luciano Campitelli. Si parla di una telefonata ieri con il presidente della Lega Abodi. Sindaco Brucchi, il giorno dopo la sentenza di primo grado sul Teramo, in città si respira un'aria pesante, rabbia, inquietudine, anche un po' di rassegnazione, preoccupazione. Continuando a leggere le carte, io ripeto, non parlo da avvocato, faccio il sindaco, faccio un'altra professione, però guardando, leggendo le carte davvero... insomma, ci si sente un po' troppo danneggiati, cioè non si ha l'idea che sia stato utilizzato lo stesso peso e la stessa misura per tutte le situazioni, e questo fa ancora più male. Però noi non ci abbattiamo, non si abbatte il presidente, io sono stato con lui sia ieri mattina che ieri pomeriggio, stiamo lavorando, anche il comune sta facendo delle valutazioni per capire bene quali sono le cose da fare e se si possono fare, sempre ovviamente in accordo con la Teramo Calcio, qualcosa che sia, diciamo, che rafforza
rafforzi la situazione. Siamo davvero fianco a fianco e non ci arrendiamo, la battaglia è appena cominciata, c'è il secondo grado, noi siamo fiduciosi nel secondo grado. Ieri l'ho detto anche al presidente Abodi, ieri ho parlato circa 40 minuti con il presidente Abodi perché si era sparsa la voce che avrebbero messo nei calendari Ascoli, e io ho detto che è una cosa che non è possibile, bisogna mettere la X o al limite mettere Teramo Ascoli entrambi, mi è stato assicurato che verrà messa la X, ho rappresentato anche al presidente da sindaco queste perplessità e queste preoccupazioni, anche perché lo stesso ordinamento di giustizia sportiva prevede che poi in alcuni casi sia il sindaco proprio la figura che deve prendere in mano la squadra, e allora il sindaco deve anche lavorare per tutelare la Teramo Calcio e la comunità teramana anche nella giustizia sportiva. Io ci credo ancora perché credo in Campitelli, perché conosco Campitelli, quindi noi non ci stiamo assolutamente pensando, in queste ore ci stiamo concentrando su quello che è il ricorso. E all'interno dell'inchiesta di Irti Soccer un punto di penalizzazione per l'Aquila Calcio, e così l'avvocato Flavia Tortorella dell'Aquila annuncia un ricorso. Vediamo. L'Aquila Calcio farà ricorso contro la sentenza che infligge alla squadra un punto di penalizzazione e 25.000 euro di ammenda. La sentenza di primo grado uscita ieri non rispecchia i risultati che la difesa dell'Aquila Calcio si era prefissata. Pertanto andremo in appello per entrambe le decisioni perché per noi, vista la situazione delicata e complicata, la competenza della Corte è sinonimo di garanzia. Queste le parole dell'avvocato Flavia Tortorella, legale dell'Aquila Calcio, all'indomani della sentenza sulle prime due partite Savona-Teramo e Pisa-Torres. Domani, ha spiegato Tortorella, sarà depositato il ricorso in appello. Per quanto riguarda i diritti che l'Aquila Calcio potrebbe esercitare su Ercole Di Nicola, l'avvocato spiega: non siamo giudici, in questo momento manteniamo su di lui il tono dubitativo. L'Aquila ovviamente prende le distanze dal suo ex tesserato, ma aspettiamo le sentenze e solo dopo aver compreso quali illeciti siano stati accertati potremo pensare di esercitare i nostri diritti. La squadra intanto lavora al di là delle vicende giudiziarie che non devono condizionare la formazione rossoblù. Ieri intanto un buon test di allenamento per l'Aquila contro il San Gregorio, formazione di promozione. Occasione anche per il mister Carlo Perrone per provare i nuovi arrivi e testare ancora una volta l'amalgama della squadra in vista dell'avvio del campionato. Buoni gli spunti venuti fuori da questo test di allenamento, ma c'è ancora molto da lavorare e qualche innesto da fare, anche in base alle eventuali cessioni. Al San Gregorio di Mister De Angelis l'Aquila ha rifilato 7 reti. A salvare la bandiera per la squadra locale è stata una rete di Marcone. Per l'Aquila in gol San Domenico con una doppietta De Francesco, Ceccarelli, anche lui autore di 2 reti, De Sousa e Triarico sul rigore. Anche oggi la squadra è impegnata in una doppia seduta di allenamento e domani altro test sul campo della Miternina di Mister Angelone, formazione di Serie D. Il 29 agosto invece amichevole allo Stadio Adriatico contro il Pescara, a seguito della collaborazione instaurata quest'anno con la società bianco-azzurra, che ha portato all'Aquila già diversi giocatori. La politica di spending review non piace molto ai tifosi, ma quest'anno, almeno su questo punto, c'è stata sempre chiarezza in società. Ma è più spese faraoniche, dicono. Il calcio d'agosto però non fa testo. Si aspetta intanto che cosa mister Perrone riuscirà a tirare fuori da una squadra giovane alla quale gli innesti di Piva e forse Conti, se si aggiungerà rossoblù, potranno dare senz'altro un valore aggiunto. Dissapori in regione all'interno della maggioranza, continua il malcontento del consigliere Luciano Monticelli e anche dei 2 rappresentanti di Abruzzo Civico, e si parla anche di un imminente rimpasto di giunta. Aria di Maretta in regione. La storia non è nuova, ma ora se ne fa un gran parlare e forse si arriverà a qualche conclusione eclatante, come annunciato da uno dei protagonisti. I primi segnali si erano avvertiti al momento di votare per la chiusura dei punti nascita, quella che aveva tanto fatto discutere, indignare, manifestare e protestare migliaia di abruzzesi. A opporsi alla sua stessa maggioranza era stato proprio Luciano Monticelli, consigliere regionale, esponente del Partito Democratico ed ex sindaco di Pineto. Da lì in poi la disputa cortese di un braccio di ferro che ha così impedito almeno quella chiusura. Oggi ad unirsi al dissenso, sebbene per altre ragioni, ci sono anche 2 rappresentanti, entrambi targati Abruzzo Civico. Si tratta dei consiglieri regionali Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri.
Sebbene nel loro caso i rapporti erano stati connotati da una delusione lunga 13 mesi, quella di non essere entrati in giunta come gruppo, oggi il loro dissenso si muove su temi quali cultura, sanità e decisioni non condivise. Restano ancora in attesa di veder colmata quell'assenza nelle poltrone decisionali. Infine la notizia di un imminente rimpasto di giunta. Sembra che il malcontento di Abruzzo Civico potrebbe giungere a una conclusione. Si parla di una sostituzione che in questo caso penalizzerebbe SEL via l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca e dentro uno dei due rappresentanti succitati, anche se per ora proprio Mazzocca smentisce la notizia e tira dritto. Ed ora ci occupiamo di trasporti. È stata fissata per le ore 15 di martedì 25 a Roma, presso la Direzione Generale di Trenitalia, una riunione operativa propedeutica alla definizione dell'accordo relativo alla fermata del Frecciabianca alla stazione di Vasto San Salvo a partire dalla prossima stagione. Si tratta di un grosso risultato dell'attuale governo regionale, questo è il commento del sottosegretario D'Alessandro, e visto che nel 2011 Trenitalia aveva deciso di chiudere sia la fermata di Giulianova che quella di Vasto. Adesso invece abbiamo ottenuto la riapertura di entrambe. Ora invece andiamo a Pescara, uno storico stabilimento chiuso all'interno di un'impalcatura da tantissimi anni. La denuncia arriva da Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, che chiede che venga ritirata la concessione all'imprenditore che a tutt'oggi non ha portato a termine quei lavori che deturpano una delle più belle cartoline della città. Prossima apertura. Così si legge da molti anni in uno dei luoghi più in vista di Pescara, il lungomare, proprio accanto alla celebre nave di Cascella. Un luogo che funge da cartolina per i turisti e da salotto per i residenti. Maurizio Acerbo rimette al centro dell'attenzione l'incompiuta dello stabilimento Guerino e spiega le anomalie del caso. Una volta era un biglietto da visita, basta guardare le immagini di epoca. Da anni è stato dato in concessione, ha comprato la concessione un potente esponente dell'economia locale, il quale però ha avviato dei lavori che non ha mai concluso. Ora si dà il caso che però è una concessione, non è sua, uno può non aggiustare casa sua, sono fatti suoi. Il comune avrebbe il dovere di revocare la concessione, perché è un servizio che arriva a Pescara, trova questo scatolone al posto di trovare uno stabilimento operativo e funzionante. E anni fa io denunciai la cosa, e il comune invece di revocare la concessione dette una proroga, l'ennesima proroga al titolare, dicendo che si era impegnato entro un anno a fare tutti i lavori e a riavviare l'attività. Non è accaduto, perché siamo ancora in questa situazione. Io mi domando cosa sta facendo il comune, perché il compito del comune non è tutelare gli amici degli amici, è tutelare la comunità. Una concessione demaniale prorogata ma senza mai un completamento effettivo dei lavori, un'area che resta chiusa e nel frattempo colleziona scritte e degrado. Acerbo chiede che venga ritirata la concessione e rilasciata a qualche imprenditore capace di portare a termine quei lavori, oppure di rendere pubblica l'intera area eliminando l'intera costruzione. Il demanio marittimo, compreso gli stabilimenti balneari, è proprietà comune di tutti e quindi se questo signore non vuole svolgere l'attività, il comune revocasse la concessione e la rimettesse a gara, che ci sarà sicuro qualche imprenditore che vorrà far funzionare il buon vecchio Guerino. Ora la cronaca. Incendio nella notte in un'abitazione in ristrutturazione a Castelnuovo, in provincia di Teramo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe di origine dolosa. Le fiamme, spente solo questa mattina intorno alle 9, sono partite dal primo dei due piani dell'abitazione, dove risiedono due famiglie kosovare, in questi giorni fuori per una vacanza. L'allarme è stato dato dai vicini e sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Giulianova. Ancora cronaca, esposto alla Procura della Repubblica da parte dell'associazione Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi circa lo sversamento di acque nere nel fiume Vomano, a poca distanza dalla costa, segnalato nei giorni scorsi da un esponente della stessa. Ci rivolgiamo alla magistratura perché verifichi le eventuali responsabilità penali, ma al tempo stesso torniamo a chiedere all'assessorato all'ambiente e all'ecologia di provvedere con urgenza, ha spiegato il segretario, l'avvocato Vincenzo Di Nanna. Andiamo all'Aquila. L'opposizione in comune a suon di emendamenti è pronta a dare battaglia sul bilancio comunale. Oltre 300 gli emendamenti sul sociale.
Il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila arriverà in consiglio lunedì 24 agosto, ma l'opposizione di centrodestra affila le armi ed è pronta ad accogliere e stravolgere il provvedimento con una raffica di emendamenti oltre 300, che spaziano dall'abbattimento dei costi per i buoni mensa, al servizio pre-interscuola, ai trasporti scolastici, passando anche per viabilità e opere pubbliche. Al nostro microfono Emanuele Imprudente, capogruppo di L'Aquila Città Aperta. Sì, abbiamo depositato presso la sede del Comune dell'Aquila 370 emendamenti che vanno a coprire dei vulnus che ci sono su tre tematiche di fondo speciali. Nello specifico sono circa 300 emendamenti riguardanti gli aumenti che questa amministrazione ha fatto ai servizi individuali a domanda riferiti alle scuole, mi riferisco ai buoni pasto, mi riferisco ai servizi interscuola e prescuola, mi riferisco al trasporto degli alunni, aumenti vertiginosi che raddoppiano in alcuni casi le tariffe e il sborso di soldi che dovranno cacciare i cittadini aquilani. Abbiamo creato dei fondi per poter abbattere e rendere la situazione invariata rispetto all'anno scorso. Speriamo che l'amministrazione ci ascolti. Poi abbiamo strutturato un altro gruppo di emendamenti sulla sicurezza stradale, che è un altro vulnus di questa città, proponendo l'ultimazione della rotoria sulla statale 80, il famoso Vallo di Pettino, proponendo la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, che hanno la doppia funzione di dissuasore di velocità e anche di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. E poi abbiamo presentato altri emendamenti per l'ultimazione dello stadio d'Acqua Santa con la realizzazione e l'acquisto del tabellone luminoso e dei seggiolini colorati. Si tratta di un pasticcio, questo è il commento dell'esponente del PD Manola Di Pasquale sul caso dei varchi elettronici a Teramo. Manola Di Pasquale, il Partito Democratico definisce un brutto pasticcio quello dei varchi ZTL nel centro di Teramo. Qual è la vostra opinione in merito? Beh, noi lo definiamo un brutto pasticcio oramai da tempo. Abbiamo chiesto già da tempo di interrompere questo marchingegno che è in movimento. E nei primi tre mesi sono state elevate circa 15.000 contravvenzioni, da qui bisognava capire che qualcosa non andava. In realtà il Comune non ha rispettato le prescrizioni ministeriali, quindi non ha fatto il periodo di prova di esercizio e scopriamo oggi che l'impianto non funzionava bene, che quindi nonostante ci fosse la scritta non attivo l'impianto continuava a fare contravvenzioni, cioè a fotografare le macchine che entravano nella ZTL, ma oltre a questo c'è stata un'errata comunicazione. Abbiamo 15.000 contravvenzioni a Teramo che corrispondono a circa 1,5 milioni di valore e il sindaco con questo importo ha chiuso il bilancio, questa è la verità. Il bilancio preventivo è stato chiuso mettendo la voce recupero da contravvenzioni 2 milioni di euro. Potrebbero partire ricorsi a questo punto da parte di molti cittadini, molti automobilisti? Allora, molti ricorsi sono già partiti perché abbiamo residenti che hanno preso oltre 130 contravvenzioni, cioè persone che ogni volta che uscivano e entravano dalla loro abitazione venivano contravvenzionati, e abbiamo disabili, perché il tesserino del disabile non viene letto da questo impianto, che ogni volta che è entrato nella ZTL è stato contravvenzionato, quindi abbiamo una situazione molto 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 complessa, e se le contravvenzioni non vengono impugnate, passano in giudicato, cioè diventano definitive e non potranno né essere rimborsate né più essere contestate, quindi vanno comunque impugnate sempre. E dopo i festeggiamenti, le polemiche a Francavilla, ora si discute dei costi dei festeggiamenti della festa di San Franco. Assessore, sono terminati i festeggiamenti a Francavilla, comunque siamo negli ultimi giorni e nelle ultime ore c'è stata qualche polemica per le spese dell'amministrazione comunale per le festività di San Franco. Noi abbiamo speso e spenderemo fino alla fine dell'anno tra le 4 e le 500 mila euro, che rappresentano soltanto il 2% del nostro bilancio, delle nostre entrate, e questa cifra rapportata alle altre spese che abbiamo è veramente minima. Pensate che è soltanto un decimo delle spese del personale che abbiamo noi, un decimo della spesa che sosteniamo per la raccolta rifiuti, quindi penso che sia una cifra che questo bilancio, dopo che è stato risanato, può sopportare, che dia un'opportunità a Francavilla, a tutti gli operatori di Francavilla, e anche dia in qualche modo il piacere di stare a Francavilla ai turisti e agli stessi cittadini. I numeri dicono che questa è un'estate da record, o quasi, per Francavilla in tema di presenza.
Beh sì, noi abbiamo avuto un aumento di presenze e penso che dipenda anche dal fatto che si è lavorato in questi 4 anni, non è soltanto questa estate. Abbiamo ridato credito a questo paese, abbiamo risanato il bilancio e di conseguenza quest'anno ci siamo potuti permettere un minimo di spesa in più che è stata riconosciuta e che ha diciamo, dato quel di più che è stato riconosciuto da tutti. Si chiama esposizione multisensoriale, si svolgerà al convento dei frati aquilani a San Giuliano, è una mostra fruibile anche da ipovedenti che narra la storia dei 600 anni del convento con opere di Saturnino Gatti e Bedeschini. I frati minori giunsero dall'Umbria per costruire poco lontano dalle mura cittadine il conventino di San Giuliano. Era l'anno 1415. Il luogo di preghiera fu poi ampliato per volere di San Giovanni da Capestrano nel 1452. A 600 anni di distanza dalla sua fondazione, la città si riappropria di uno dei luoghi più cari dello spirito attraverso una mostra dal titolo I sensi dell'arte e della fede, organizzata dall'Associazione Aquilartes. Si tratta di un'esposizione multisensoriale in quanto potrà essere fruibile anche da ipovedenti e non udenti grazie alla riproduzione di opere in 3D e a stazioni con traduzione in braille. La mostra resterà aperta fino al 24 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e narra la storia dei 600 anni del convento con opere di Saturnino Gatti e Bedeschini, ma anche antiche pergamene, fra cui la bolla di Alessandro IV del 1256 ai Francescani. È fruibile anche a persone con disabilità sensoriali. Questo è stato reso possibile grazie a una preziosa collaborazione con l'Unione Ciechi e l'Ente Sordi della provincia dell'Aquila. La sezione documentaria è veramente molto ricca, infatti copre un periodo che va dal XIII al XIX secolo. Le pergamene è stato possibile esporle grazie alla generosità di alcune persone che hanno dato un proprio contributo per restaurarle. I frati torneranno a dimorare stabilmente nel convento dopo la fine della mostra. La chiesa del complesso monastico è stata ristrutturata subito dopo il sisma. Tornata a nuova vita anche la parte del primo blocco con le abitazioni dei frati e la biblioteca. I lavori per il secondo blocco del complesso conventuale dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'anno. Quello sarà il vero e proprio centro della spiritualità. Un centro di spiritualità che sarà aperto ai giovani, alle famiglie, a coloro che ricercano Dio, percorsi di esercizi, corsi di meditazione, educazione alla catechesi e alla parola di Dio, perché c'è un bisogno straordinario all'Aquila più che altrove di ricostruire l'uomo interiore, di ricostruire lo spirito, i rapporti interpersonali. Atmosfere, musica e costumi anni 50 e negozi aperti fino a tarda notte. Domani sera a Giulianova, la notte dello shopping. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Una notte dedicata allo shopping in una cornice tematica, gli anni 50, con artisti provenienti dal più famoso dei festival, quello di Senigallia. Giulianova presenta I Love Shopping, un evento che coinvolge 110 attività commerciali aperte fino a tarda notte, in programma sabato 22 agosto. È un appuntamento bello, quindi vi invitiamo tutti quanti alla notte dello shopping in anni 50 e vi ricordiamo soprattutto l'abito a tema, anni 50. Ovviamente per chi proviene da fuori abbiamo allestito le aree di parcheggio che sono a nord e a sud, che saranno comunque bene attrezzate da questa notte. Queste aree di parcheggio sono completamente gratuite. Tante le iniziative previste per la serata, premi dedicati ai look più curati, prezzi speciali da parte di tutte le attività commerciali, musica live e una città in festa. Questa notte dello shopping sarà stupenda, dir poco, logicamente, perché oltre al discorso di tante band che saranno presenti, appunto 12 band dislocate sulle vie principali, le vie dello shopping di Giulianova, quindi via Nazario Sauro, via Gorizia, via Orsini, via Trieste, via Gasbarrini, saranno riempite da artisti, ma la cosa bella appunto e accattivante è il discorso degli sconti particolari che effettueranno tutte le attività. Inizieremo già dalle 6 del pomeriggio a fare baldoria. Avvisiamo tutti che ci sarà una premiazione per il vestito, sia in lui che lei, per il vestito più bello della serata. Successo di presenza all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo per la penultima serata dell'appuntamento del Festival Voci della Montagna con lo scrittore Vanni Santoni. Vediamo.
Si è rinnovato nel dialogo con Vanni Santoni l'ottavo appuntamento del festival Voci della Montagna. Lo scrittore contemporaneo e giornalista, alla ribalta delle cronache e della critica per il suo romanzo Se fossi fuoco arderei Firenze, ha incontrato la folta platea nell'incantevole Valfondello di Opi per la presentazione della sua nuova opera letteraria, Muro di casse, un viaggio nei rave d'Europa, un romanzo autentico che ibrida la scrittura romanzesca con tratti di un reportage originale nei meandri delle notti di musica elettronica underground. Credo sia importantissimo supportare i festival indipendenti, specialmente nei territori fuori dalle grandi città, dove magari c'è un surplus a volte quasi di festival, mentre se ne vedono meno in provincia. E poi un luogo che di solito non ospita eventi letterari come una valle di montagna rende tutto ancora più suggestivo. Dalla narrazione della musica elettronica al repertorio classico e originale del trombettista Giuseppe Iacobucci, del Marzican Brass Quintet, le cui musiche hanno spaziato dallo swing moderno ai grandi classici del cinema. Uno spettacolo suggestivo senza precedenti. È stato veramente bello, soprattutto appena arrivati, perché non ci aspettavamo un contesto così bello e così appunto caratteristico, e soprattutto non ci aspettavamo questa bella risposta da parte del pubblico che ci ha aspettati fino all'ultimo e ci ha sostenuti fino all'ultimo. Il prossimo appuntamento con il Festival Voci della Montagna è per mercoledì 19 agosto a Pescasseroli con i sentieri sonori tra cieli e montagne. Ora apriamo la pagina dello sport, si parla di calciomercato, iniziamo con il Pescara. Richmond Buaci resta l'obiettivo principale del Pescara per rafforzare l'attacco, anche se per il centravanti arrivano offerte anche dall'estero. Restano vive le piste Galano e Ceravoli, il terzino Scrugli è stato ceduto all'Acragas. Il servizio. Prosegue il pressing del Pescara per accaparrarsi le prestazioni di Richmond Boaci. L'attaccante ganese non rientra più nei piani del tecnico dell'Atalanta e di Reia. I biancazzurri sono ancora alla ricerca di quel giocatore che faccia compiere il salto di qualità ulteriore al reparto d'attacco, e Boaci rappresenta una sorta di garanzia per la categoria, nonostante il calciatore non sia particolarmente contento di scendere in Serie B. La situazione però è destinata a definirsi nell'ultima settimana, quando la società orobica potrà valutare le offerte pervenute per il proprio giocatore, e al momento ve ne sarebbero alcune anche dall'estero, Spagna e Olanda. Così il Delfino non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta al barese Cristian Galano, anche se il Robben delle Puglie ha un profilo diverso rispetto a Boaci. Si valuta anche il ternano Fabio Ceravolo. Nella rosa atalantina ci sono altri due giocatori che interessano al tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Uno è il centrocampista Luigi Giorgi, ma anche l'ex ascolano non gradisce scendere di categoria. L'altro è il difensore giuliese Cristiano Del Grosso, anche se la difesa, dopo l'arrivo di Crescenzi, il ritorno prossimo di Salomon è praticamente al completo. Sul fronte delle uscite è ufficiale la partenza del terzino Andrea Scrugli, approdato all'Acragas. L'Empoli continua a mantenere vivo l'interesse verso l'albanese Ledian Memushai, mentre l'Entella, praticamente certa del ripescaggio in B, ha intensificato i contatti per il terzino Fabrizio Grillo, con la valigia pronta anche Milicevic, Barbuti e Nielsen, offerti a diverse squadre di Lega Pro. Intanto domani pomeriggio nuovo test per i biancazzurri di Oddo a Cepagatti contro la Torre Alex. Mercato in corso anche per la Virtus Lanciano. Finché il mercato è aperto tutto può accadere, sia sul fronte delle entrate che delle uscite, ma il nostro progetto non viene meno. Interviene così il vicepresidente della Virtus, Guglielmo Maio, per smorzare il clima di scetticismo che si è diffuso tra i tifosi a causa della campagna acquisti finora portata avanti dalla società. Andrea Costantini. Attorno alla Virtus Lanciano c'è troppo disfattismo, il progetto tecnico non sta venendo meno, il vicepresidente Guglielmo Maio esce allo scoperto e difende il lavoro finora svolto dalla società e dal DS Leone. Parole pronunciate per replicare a quei tifosi che in strada o sui social dimostrano particolare scetticismo alla luce del mercato portato avanti dalla società e che secondo i sostenitori rossoneri ha indebolito la squadra rispetto allo scorso anno. Scetticismo alimentato dalla conferenza stampa di lunedì scorso del tecnico d'Aversa, che ha detto di essere pronto a lavorare in qualsiasi condizione, anche se il progetto tecnico intrapreso sta venendo meno. Parole che il vicepresidente Maio ha voluto interpretare come uno sprone, precisando che non ci sono problemi con d'Aversa, che resta un riferimento, un punto fermo, ma il progetto tecnico va avanti. Il dirigente frentano torna sulla cessione di Magnus Trost, specificando che è stato il difensore danese a chiedere di essere ceduto, decisione presa senza nessuna possibilità di tornare indietro. Circa il caso Iemmello, la Virtus sta trovando un'intesa
casa col Foggia, pronto a riabbracciare l'attaccante che ha manifestato la volontà di tornare in terra dauna. Ma le spine che ora più tormentano il tecnico d'Aversa sono le partenze di due titolari come l'esterno Piccolo e il centrocampista Paghera. Per il primo si è fatto avanti con una proposta ufficiale il Cesena, su Paghera c'è la Ternana. Se le offerte dovessero salire ed essere ritenute congrue, i due giocatori partiranno con buona pace del tecnico frentano. Dopotutto, finché è aperto il mercato, tutto può succedere nelle logiche delle entrate e delle uscite, e Maio confida nelle capacità e nel fiuto del DS Leone di portare a Lanciano anche negli ultimi giorni dei calciatori all'inizio sconosciuti, ma che proprio in Frentania sono esplosi. Intanto torna in auge la pista Alessio Cragno per il ruolo di portiere, da completare i reparti di difesa e attacco dopo le defezioni di Trust e quella imminente di Emmello. Se non parte Paghera, il centrocampo è al completo. Il vicepresidente Maio fa poi un accenno alla questione stadio e all'ampliamento del settore distinti. È una questione di burocrazia. La deroga per i lavori non c'è ancora, ma dovremmo ottenerla a breve, ha chiusato il vicepresidente. Stasera intanto amichevole al Biondi contro la Parigrado Bari. Fischio d'inizio alle ore 20:30. E a proposito di Pietro Iemmello, l'attaccante ha lasciato Lanciano in tarda mattinata, ha raggiunto Foggia. A breve ci sarà l'annuncio ufficiale del passaggio al club pugliese. E con lo sport concludiamo questa prima edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.